Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porcaccia, ieri sono riuscito insieme ad un amico a farvi vedere come installare l'APK di Android con una buona anteprima. Ragazzi, purtroppo mi è stato detto che molti di voi hanno un po' riscontrato problemi con il matchmaking, ma ragazzi, oramai non abbiamo più bisogno di trovare dei sotterfugi per giocare sui nostri dispositivi a Fortnite. Eh sì ragazzi, perché ieri sera alle 18 sulla pagina di Twitter è apparso il messaggio che tutta la comunità di Fortnite stava aspettando in una maniera che neanche la nascita di un figlio stai aspettando. Ragazzi, da ieri è ufficialmente disponibile Fortnite per Android in versione beta, e ragazzi è ufficiale perché è tutto sulla pagina Twitter di Epic Games e sul sito internet di Fortnite. Prima di cominciare a parlare di un po' di cose che vi dovrebbero assolutamente interessare, andiamo a darci un attimo un'occhiatina al trailer che hanno fatto uscire. Veramente geniale ragazzi, bellissimo il trailer di Fortnite per Android, ragazzi, che assolutamente non può che essere un ottimo biglietto per far sì che sia una delle applicazioni più scaricate in assoluto. E ragazzi, prima di andare a vedere come si fa per ottenere la beta di Fortnite per Android, voglio darvi finalmente un elenco ufficiale, presente quindi sul sito di epicgames.com/android, che elenca una serie, attenzione, una serie di dispositivi che subito sono e saranno disponibili e compatibili con il nostro Fortnite. Sono certo ne verranno aggiunti altri. Intanto la prima cosa da dirvi ragazzi è che il Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 8, Note 9, il Tab S3 e il Tab S4, oltre ad essere completamente compatibili con Fortnite, avranno anche l'esclusiva skin Galaxy. Ragazzi, oramai l'abbiamo vista anche ieri ragazzi, la skin esclusiva appunto per Samsung, che all'inizio si pensava fosse solo per il Note 9, invece ragazzi si dimostra enorme la skin Galaxy, vabbè, proprio che di prepotenza, non si capisce. Eccola qua, guardate che roba ragazzi, la skin Galaxy in esclusiva per i possessori di Samsung. Sembrava che era solo per il Note 9, invece ragazzi si è visto essere disponibile per altri possessori. Ovviamente ragazzi, no, fermi, dico cagate, gli acquirenti del Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 saranno quelli che avranno la skin che abbiamo appena visto. Gli altri Samsung sono invece quelli disponibili a far girare Fortnite, e non sono gli unici cellulari che lo faranno girare. Avremo anche Google Pixel, Pixel L, Pixel 2 e Pixel 2 XL, Asus ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z
EV Essential PH1, Huawei Honor 10, Honor Play, Mate 10, Mate Pro, Mate RS, Nova 3, P20, P20 Pro e V10, LG G5, G6, G7 Thin Q, V20, V30 Thin, V30 Plus, Nokia 8, OnePlus 5, 5T e 6, Razer Phone, Xiaomi Black Shark, Mi 5, 5S, 5S Plus, 6, 6 Plus, Mi 8, 8 Explorer, 8 SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2, ZTE Axo 7, 7S, Axon M, Nubia, Z17, Z17S e Nubia Z11. Questi ragazzi sono tutti i dispositivi che sono sicuramente al 100% compatibili con Fortnite per Android. Ma ragazzi, voi lo dovete sapere, la beta di Fortnite per Android sarà disponibile per un numero di utenti al momento ristretto, ragazzi. Intanto questo è il mio display del PC, come vedete ragazzi ho collegato come sempre il mio cellulare, eccolo qua. Io ho purtroppo un telefono che non sarà compatibile, ho un Huawei Y2S. Per registrarsi alla beta, da qui ragazzi andiamo sulla barra degli indirizzi, andiamo su Twitter, no Twittering, Twitter, Fortnite, che è twitter.com/fortnitegame. Aspettiamo che apra la pagina Twitter, eccolo qua ragazzi, la nostra pagina di Fortnite. E ovviamente ragazzi, come vedete, il primo post fissato in alto è Fortnite is rolling out on Android starting today. Fortnite sta uscendo su Android a partire da oggi, scrivono ieri. Samsung Galaxy device, i Samsung Galaxy saranno i primi ad essere invitati. Visit the Android beta blog for more info. Quindi noi clicchiamo nel link che ci è stato dato, si va direttamente sulla pagina di Epic Games, quella ufficiale, però dobbiamo farlo esclusivamente con il nostro cellulare ragazzi. Come vedete, se volete annunciare che la beta di Fortnite sarà disponibile per tutti, bla 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 bla, andiamo e sotto la skin del Galaxy c'è il link che dice visita fortnite.com/android per scaricarlo e iniziare a giocare. Ci clicchiamo sopra e giustamente lui ci reindirizza e ci dice beta Android, ora sei in lista d'attesa, ti invieremo una mail di invito non appena potrai giocare. Le mail conterrà un link al programma di installazione di Fortnite, grazie per la pazienza. Beh ragazzi, direi che tutti adesso dovete assolutamente fare questi passaggi per avere l'accesso anticipato a Fortnite beta per Android. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando,
un bel pollicione in su. Se vi è piaciuto, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!